DJ. Allora, amico mio, che mi dici? Direi di fare subito la presentazione, eh? Inizio io, va bene? Dai, sono Igor, sono il keeper di questo bellissimo leone marino. Oggi faremo una dimostrazione delle capacità naturali di questa meravigliosa otaria di Garonia del Sud America. Questo è il nome scientifico e adesso ve lo presento. Lui è Sailor. Insieme a noi c'è la nostra assistente aiuto regia Eva. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Igor, come lo sai oggi? E in forma strepitosa, eh? Bene, allora iniziamo subito la dimostrazione. Ho un problemino piccolissimo. Che succede? Non mi ricordo bene quello che vogliamo fare, come funziona la scaletta, ma non è un grosso problema. Prima faccio una cosa, poi ne faccio un'altra. No, 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 guarda, lì dentro c'è proprio il leggero, finita la scaletta, e poi la scaletta. Perfetto, scusami, eh. Allora, amico mio, dunque, devi andare in piscina, quello me lo ricordavo, eh. Poi, il target, la differenza tra la foca e il leone marino, ok, a posto, benissimo. No, no, quando sei ho iniziato il gioco vuol dire che non si impara niente, neanche lui. Neanche lui? Eh sì. Non c'è problema, ci fisso io. Dai, amico mio, su, guarda pure di su, che poi iniziamo. Bene, benissimo. Allora direi di iniziare. Allora, vedi qua, questo a posto. Bene, Igor, con cosa iniziamo? Spiegando il significato e il ruolo del keeper. Bene, ci spieghi chi è il keeper, di cosa si occupa, quante ore al giorno, tutto quello che dà dentro al mondo. Ma che succede? No, ecco, non sono più per niente, non mi prego per favore. Allora, dai, chi è il keeper e cosa in questa società? Ma cosa fai? No, aspetta un attimo, ancora una volta. Allora, io sono il keeper, basta, su, cosa c'è? Non mi lascia parlare. Ma guarda un po' prima l'educato. Vergognati, eh? Ti devi... No, che successo? Aspetta. Non si può così. Iniziamo troppo male, ragazzi, dai. Tu devi fare la spiegazione del tipo. Ti manda via. Non è possibile così. Non si può. Niente da fare. Sai cosa ti dico adesso, Igor? Allora, visto che abbiamo fatto la pace, direi di farmi vedere quanto sei veloce nel tuo elemento naturale, l'acqua. Andiamo! Ok, adesso Sailor ci fa vedere un bel gruppo e quanto è veloce nell'acqua. Siete pronti? Prontissimi! Andiamo! Vieni, amico mio, un bel gruppo in piscina! Che passa tra il leone marino e la foca. Ciao! Molto interessante la differenza tra il leone marino e la foca, perché molto spesso ci si confonde. Allora, dovete sapere che il leone marino è di dimensioni decisamente più grandi rispetto a una foca. In più ha le orecchie che la foca non ha, vero Eva? Sì, non sono proprio orecchie, ma sono piccole appendici che possono essere Corvinato. Esatto. Invece le foche sono strettissime. Vorrei un po' provare, quello era con te. Sì. Poi, altre differenze. Le differenze sono importanti, sono
Esatto, perché invece le foche essendo più tozze e con le pinne pettorali più forti riescono solo a trascinarsi sul terreno e rimanere per la conformazione fisica e per le gesture di grandezza sono più agili, quindi riescono a camminare di più a corpo. Io solo voglio per continuare per esempio. Certo, è una bella capacità, guarda, ci cerchiamo un po' di pinne, abbiamo bisogno di un po' di allora, guardate, così cammino. Questa pure spettinata. E così, così. Veloce, eh? Sì. Molto agile. Un medaglietto, sì. Ok, posso scrivere qualche caratteristica in più del nostro amicossello? Certo. Allora, adesso vi faccio conoscere un pochino meglio il mio amico. Sei un leone marino maschio, eh? Ha 16 anni di età. Quando fa intorno ai 30-35 anni, quindi è a metà della propria vita. Pesa 200 kg e anche il suo peso crescerà fino ad arrivare a 300, il peso massimo più o meno, eh? Manda dagli 8 ai 10 kg di pesce al giorno. Visto che si preferisce la ringa, che proviene dai mari del nord. D'estate mangia meno, d'inverno mangia di più. Molto di più.